Come si scrive un'email? Quando dici la parola email, stai indicando la posta elettronica. La posta elettronica è un modo di comunicare ben preciso, diverso dai messaggi scritti in chat, dai vocali registrati con lo smartphone o dai videomessaggi. Ogni volta che usi questo strumento, ricordati che è la versione moderna della posta cartacea e in quanto tale dovrebbe seguire una forma e uno stile di un certo tipo. Gli strumenti. Per scrivere un'email devi essere in possesso di un account di posta elettronica, ovvero un tuo indirizzo univoco che ti identifichi in rete sia come emittente sia come destinatario. Una volta che possiedi un tuo indirizzo di posta elettronica, puoi scrivere un'email da qualunque dispositivo, computer, telefono o tablet. A questo punto focalizza bene che cosa vuoi comunicare attraverso le righe che stai per scrivere e pensa al rapporto che hai col tuo destinatario. Vi conoscete? Avete età simili? Avete ruoli simili? In base a queste considerazioni dovrei usare un linguaggio formale o informale. Il rapporto formale lo manterrai sicuramente con i tuoi insegnanti o con una persona che non conosci personalmente o di cui hai una conoscenza superficiale. Un rapporto più informale è invece quello che hai con i tuoi coetanei o con persone adulte con cui sei in confidenza. Mettiamoci al lavoro. L'email molto spesso ha sostituito le lettere di una volta, quando si prendeva carta e penna e si cominciava a scrivere con un'intestazione del tipo «Gentile dottoressa Rossi» oppure «Caro Alberto». Queste espressioni suonerebbero strane in un messaggio in chat o sui social network, ma sono ancora una consuetudine nella scrittura delle email. Dopo aver digitato l'indirizzo email del destinatario, nel campo «Oggetto» devi indicare brevemente l'argomento che affronterai nel messaggio, ovvero il motivo per cui stai mandando quell'email. Nella stesura di un'email formale dimostra fin da subito una certa attenzione verso la persona che la deve leggere. Pertanto comincia con un saluto e con un complimento, per esempio, gentile professoressa Bianchi, buongiorno. Di solito, dopo questa introduzione, si mette una virgola e si va a capo per proseguire col contenuto del messaggio. Immediatamente dopo l'introduzione, puoi fare o una breve presentazione di chi sei, sono Andrea Verdi della terza B e le scrivo perché, oppure motivare le tue righe come completamento di qualcosa che è rimasto in sospeso con chi ti legge, come abbiamo concordato a voce, oppure in seguito alla telefonata di ieri. A questo punto puoi entrare nei dettagli per spiegare quanto avevi introdotto nell'oggetto dell'email. Mentre scrivi, ricorda queste tre parole chiave: chiarezza, efficacia, educazione. Chiarezza. Arriva dritto al punto senza troppi giri di parole. Ricorda che il cuore della tua mail è quello che è indicato in maniera sommaria nell'oggetto. Se prevedi di allegare dei file, scrivilo nel testo e riassumi il loro contenuto, come vede nel documento allegato. Efficacia. Tieni sempre presente che cosa vuoi comunicare o ottenere attraverso l'email e scrivi di conseguenza. Usa uno stile diretto e cerca di limitare la lunghezza delle frasi. Se il testo è lungo, inserisci delle formattazioni, come parole in grassetto, evidenziazioni o sottolineature. Educazione. Usa un tono coerente, cioè se dai del lei a chi ti legge, mantienilo per tutto il testo e alla fine congedati con saluti formali come cordiali saluti o distinti saluti, ma anche la ringrazio per il suo tempo e le auguro una buona giornata, va altrettanto bene. Infine ricordati di firmare con nome e cognome e se pensi che possa servire anche col tuo contatto telefonico. Gli errori da non fare. Inviare un'email con errori grammaticali, sintattici, ortografici o lessicali mette in cattiva luce il mittente agli occhi del destinatario. Pertanto quando finisci di scrivere, leggi e rileggi più volte l'email e non affidarti solamente al correttore automatico. Allo stesso modo, dimenticarsi di scrivere l'oggetto è indice di poca attenzione e rischia di far perdere di vista il messaggio. Se dichiari nel testo che ci sono degli allegati, verifica di averli inseriti prima di inviare il messaggio.